Alessandro Grillo, segretario del Partito Democratico di Salvato Milanese. Allora, ciao a tutti, grazie. Sapete che faccio una parte tra le più difficili in questa manifestazione, quindi ma me la collo volentieri e riprendo le parole di chi mi ha preceduto dicendo che non siamo qui per opportunismo politico, siamo qui perché lo stadio non si deve fare, punto. E siamo tutti qui perché lo stadio non si deve fare. Poi c'è chi attendista, dice aspettiamo di vedere un progetto per esprimere se siamo a favore o contro. Io so come è fatto uno stadio, penso che lo sappiamo tutti, uno stadio è fatto come uno stadio, è a forma di stadio, impegna tante persone quanto entra in uno stadio, non di più non di meno. Io non ho bisogno di aspettare un progetto per sapere che uno stadio in quell'area non si deve fare. Poi c'è chi attende, nel senso che attendista, per dire sì, facciamo lo stadio. Detto questo, le questioni ambientali le sapete tutti, le sappiamo tutti. Io aggiungo, c'è una questione paesaggistica, io ho questo incubo di notte, mi sogno il campanile di Chiaravalle con dietro San Siro o qualunque altro stadio ci possa essere. È ridicolo, non è il modo in cui voglio vedere Chiaravalle quando la attraverso in bicicletta, e non è il modo in cui voglio vedere San Donato. Detto questo, ci sono tantissime cose che dovrei dire, abbiamo 4 minuti di tempo, la situazione è ovvio che è difficile, è ovvio che c'è di mezzo Milano, è ovvio che ci sono di mezzo tanti veti incrociati. Oggi il Milan perché viene a San Donato? Perché c'è una competizione al ribasso tra le amministrazioni, e quindi chi vince è chi perde la competizione, e vinciamo noi, perché è ovvio che se devi trattare con una società miliardaria non è comune di San Donato poter combattere contro il Milan, di cui non sappiamo neanche i proprietari, oltretutto, e questo è un altro tema. Detto questo, rispetto al progetto attuale sul San Francesco, è ovvio che non è la soluzione migliore, stiamo parlando di volumetrie che sono 3 volte superiori per uno stadio, di un'utenza che è 4 volte superiore, perché parliamo di 70.000 persone, in una città di 30.000 abitanti. Cioè, questo è il ridicolo, stiamo parlando di una città di 30.000 abitanti con 70.000 persone che entrano. Allora, le criticità le vedete tutte, c'è il traffico, c'è l'inquinamento, c'è il problema acustico, l'inquinamento acustico, i cittadini di San Siro, la cosa che si lamentano di più è quella. E noi non siamo schermati da Palazzo o da altro, per fortuna. Neanche il campanile di Chiaravalle è schermato, giuro. Questi sono i vari problemi. A fronte di tutte queste criticità, qual è il ritorno sulla città? Allora, siccome non c'è un ritorno diretto, quello che ho sentito dire spesso è ci riempiono di soldi, ci riempiono di oneri di urbanizzazione. Va bene, mettiamo che ci riempiono di oneri di urbanizzazione. Abbiamo un tesoretto da spendere. E quando lo finiamo cosa succede? Tutti i disagi restano, tutti. Ma che idea di sviluppo è questa? Non è sviluppo sostenibile. Questo è sviluppo con un'idea che non è nemmeno degli anni 80, secondo me, è degli anni 80 e dell'800. Allora cosa ci dobbiamo mettere lì dentro per sviluppare l'area? Detto questo, scusatemi, mi sto accalorando. Io sono convinto che anche questa maggioranza, anche le forze in consiglio che finora non si sono espresse, sappiano quali criticità ci sono. Spero che non si lasciano ingolosire dai soldi, che non sono il modo di prendere le decisioni politiche, perché sennò faremo tutti finanza, invece facciamo politica, e questo è il modo in cui io intendo la politica. E cito la frase di alcune persone di questa amministrazione sul modello americano che ci sarebbe, quindi no, attenzione, perché lo stadio non è il modello italiano, è il modello americano. Sapete qual è il modello americano? Il modello americano è sì uno stadio che si vive tutto l'anno, ma non lo stadio, il centro commerciale a fianco, che è aperto 365 giorni l'anno, facilissimo da raggiungere in macchina, magari con un bel SUV, così la infarcisci di compere e poi torni a casa contento. Quanti sandonatesi voglio vedere che vanno a fare la spesa al centro commerciale dello stadio? Non va a beneficio dei sandonatesi, non va a beneficio del territorio. A chi va a beneficio lo stadio? Del Milan e dei suoi proprietari, che non sappiamo chi sono, e spenderanno un sacco di soldi. Prendo le parole di alcune forze che si sono presentate alle scorse elezioni e che oggi governano. Pensare globale e agire locale, mi piace tantissimo, facciamolo tutti quanti. Grazie.